ostetrica continua a seguire la neomamma anche nella fase dopo il parto. È una fase delicata della vita della donna, è una fase in cui possono subentrare degli sbalzi di umore, ci possono essere alterazioni nella sessualità. La neomamma deve imparare ad osservarsi, ad ascoltarsi e deve poter esprimere le sue emozioni, i suoi dubbi a una persona di riferimento che può essere l'ostetrica. Adesso che ho partorito, una cosa che sento che mi manca, che invece ho avuto per il primo parto, è stata il gruppo del corso preparto con l'ostetrica di riferimento. Per il terzo figlio non ho fatto nessun corso, sia perché un po' uno dice vabbè, so un po' già tutto, sia per mancanza di tempo, avendo altri due figli, e quindi se avrò dei dubbi, perché anche per il terzo figlio si hanno tanti dubbi, mi mancherà questo, sia l'ostetrica di riferimento sia un gruppo di altre mamme che stanno attraversando questo periodo nel mio stesso momento. Comunque in ospedale mi hanno rassicurata che anche se non ho seguito il corso preparto posso affidarmi alle ostetriche del consultorio per tutte le questioni che riguardano l'allattamento e altro. Dopo il parto, nelle settimane e nei mesi successivi al parto, può capitare di avere dei disturbi della sfera sessuale o può capitare di perdere qualche goccia di pipì. In questa fase si è tutti sottosopra e il rischio è di perdere di vista se stessi. La donna deve fare esattamente il contrario, deve saper riconoscere questi disturbi e non deve avere remore nel rivolgersi a specialisti per poter affrontare questi fastidi. È importante che a casa le neomamme proseguano l'allattamento al seno con fiducia, perché l'allattamento al seno offre non solo nutrimento, ma anche protezione al proprio neonato. Quando si arriva a casa è importante che il neonato venga messo a dormire nel lettino a pancia in su, mentre invece si può utilizzare la posizione a pancia in giù, per esempio per giocare. È importante continuare possibilmente a non utilizzare il ciuccio perlomeno nel primo mese di vita, in modo da stabilizzare l'avvio di un buon allattamento al seno. È anche importante pensare che se una donna si sente stanca, sfinita, o se il proprio figlio continua a piangere e non si sa cosa fare, importante è non scuoterlo. Ci si può appoggiare a qualcuno che è presente in casa in quel momento e ci sostituisce, oppure si può mettere il proprio bambino nel lettino, allontanarsi un attimo in un'altra stanza, prendere fiato e poi ritornare da lui. È importante quindi che le neomamme siano aiutate e supportate nel trovare anche uno spazio di benessere fisico ed emotivo, che possano trovare anche un piccolo periodo in cui riescono a rilassarsi all'interno della giornata e quindi ad essere più disponibili successivamente alla relazione con il proprio figlio. È giunto il momento di tornare a casa, ci dobbiamo preoccupare di fare cose semplici che ci aiutino ad affrontare la quotidianità e che ci diano sicurezza. La prima cosa da fare è quella di portare, accompagnare a casa il nostro bimbo già in condizioni di sicurezza, cioè con il seggiolino nell'auto. Questa è un'abitudine che dovete prendere fin dai primi giorni di vita e mantenerla. Un'altra cosa molto importante da fare nei primi giorni in cui tornate a casa è quella di scegliere il pediatra di famiglia. Il pediatra sarà la vostra figura di riferimento per tutta l'infanzia e l'adolescenza ed è importante conoscerlo fin dai primi giorni. Una serie di attività vi aiuteranno ad affrontare i primi mesi con più allegria, con più leggerezza ed aiuteranno molto lo sviluppo del vostro bambino. Si tratta di attività piacevoli come la lettura, l'ascolto della musica e che invece sono molto efficaci proprio nello sviluppo delle capacità cognitive del vostro bambino. Un'altra attività importante per la quale verrete convocate dal personale della pediatria di comunità è quella delle vaccinazioni. Proteggere i bambini dalle malattie infettive non solo è un obbligo di legge, ma è un'azione di responsabilità nei confronti sia dei vostri figli che della collettività in cui vivete.
I servizi sanitari non sono gli unici che si occupano di sostenervi nelle scelte di salute del vostro bambino, ma esiste tutta una rete di servizi sul territorio con i quali i servizi sanitari sono in connessione e che riguardano i centri per le famiglie, che sono luoghi di aggregazione, di informazione, di formazione, di sostegno ai genitori, ma anche di formazione di amicizie, di reti amicali. Ci sono laboratori che voi potete fare con i quali creare proprio una rete anche di solidarietà e di sostegno. In caso di difficoltà o di problemi specifici si possono contattare servizi sanitari o sociali specialistici. Un proverbio africano dice che per crescere un bambino ci vuole un villaggio e la rete dei servizi sanitari, sociali, educativi costituiscono proprio quel villaggio che vi aiuterà e vi accompagnerà nella crescita dei vostri bambini.